colore vede che è quasi porpora, vivacissimo, molto acceso. Allora, 2004, annata, altra annata d'oro, mi sto a gran parlare, l'altro giorno è venuto un tizio da me, uno spagnolo, mi ha ripulito la cantina di Camartina, Masseto, ha voluto, ha speso 2000 euro con 6 bottiglie, ma comunque voleva il 2004, guarda, ma c'ho il 2005, c'ho il 2001, no, voleva il 2004, vabbè, detto, vabbè, ha fatto una gran bella figlia, se vuoi andare a Montalcino, qualche cantina, se c'è il 2004, fantastico. E infatti, cioè, per quello che si sente, il bolderese non vuole molto bene. Però ecco, direi che fra il 2003 e questo c'è una differenza di freschezza, anche solo visiva, impressionante. Proprio perché il 2004, al di là della grande annata, chiaramente maturazione più regolare, perfetta. Quindi in realtà se nelle annate difficili, diciamo, si vede la bravura di chi fa il vino, perché comunque fa un vino di livello, nelle annate belle non ci sono scuse, il vino deve essere quello che è l'idea del, cioè l'idea di capatosta vero, dovrebbe essere questo nelle annate perfette, in cui effettivamente viene fuori il terreno, viene fuori il sangiovese, viene fuori il carattere e viene fuori l'impronta che devo dare, Giampaolo. Quindi ecco, in queste annate sono difficili per altri motivi, perché se uno non fa un grandissimo vino in quelle annate lì, allora vuol dire che, insomma, c'è qualche problema. Comunque ecco, il colore è sicuramente bello, vivace, che è la cosa che tradisce spesso il capatosta, perché e anche non sembra un vino così importante a guardarlo al colore, molto, sembra più vivace, sembra più leggero, sembra un morellino più base, diciamo, a guardarlo. Anche al naso, se lo sentite, prevale tantissimo, si sente quasi la viola, si sente appunto una fragola, si sente il lampone, il ribes rosso, si sente, e chiaramente frutta fresca, è una bella frutta fresca di bosco, ma bella vivace. Le note, sentite tutte le note, quelle sono, diciamo, della botte del legno, in questa fase direi che sentono pochissimo, se ci sono sono sul, cioè forse il sambuco, si diceva prima, qui si sente un po' di la nota del fiore di sambuco. Se non sapete cosa è il sambuco, andate all'Ikea, comprateci la bibita al sambuco, e è profumatissima di sambuco. Che in inglese si dice, no? Che in inglese si dice qualcosa tipo holler, e ora sì, lo scopriremo dopo. E non c'è qui, sì, basta. Però ora dopo si traduce subito al volo. Comunque ecco, non ha niente da vedere. No, infatti, semplicemente il fiore di sambuco, ecco, c'è questo profumo abbastanza profumato. Però ecco, poi una nota effettivamente forse un po' di pelle, un po' di pellame nobile, una nota un po' di cuoio, se dobbiamo sentire una speziatura. Ma ecco, secondo me è interessante andare a berlo. In bocca sentite un vino molto fresco, estremamente vivace, molto duro, sicuramente da bersi stasera veramente scontroso. Veramente duro e anche troppo, sicuramente dalla bocca, ora siamo un po' stanchi, però sicuramente si va a cercare il formaggio, si va a cercare, però è piacevole, sentite questo profumino di fragolina di bosco che rimane in bocca, leggero, che veramente rimane prodotto molto molto persistente, sicuramente più persistente del 2002 o del 2003, cioè capite bene quando si percepisce un vino nella sua gioventù che avrà un'evoluzione importante, però in gioventù non deve essere ovviamente un vino sgradevole, eccessivamente duro, e questo non lo è per niente. Sicuramente è un vino che non fa sentire il suo spessore, cioè per capire che questo è un vino appunto di una certa caratura e che avrà un'evoluzione, come abbiamo sentito. Io me ne metterei anche bottiglie in cantina. Di questo qui, effettivamente, conoscendolo, sentendolo stasera, però è così dire, la differenza tra il 2003 è abissale, sembrano veramente due vini completamente diversi, però probabilmente questo è qualcosa che diventerà stile 2000 e 2001 fra qualche anno, sicuramente c'ha tutti i crismi del grande vino, quello sì. Però l'annata in commercio è già il 2005. Il 2005, tra l'altro è già finito, cioè, insomma, sono queste bottiglie qui, stasera se volete. Sì. Sì, perché il problema spesso del capatosta, anch'io sinceramente, si vende abbastanza bene, ma non si fa in tempo a fare un po' di stock, no? Che la gente chiaramente lo ordina di continuo. Ecco, quanto la vendi te una bottiglia di capatosta? Io in tavola lo metto a 25 euro, mi sembra in tavola 25. No, lo faccio sotto prezzo in notarica, eccetera. Sì, viene a 25 euro, poi vabbè, chiaramente magari qualche ristorante lo trovate un pochino più caro, però ecco. Sì, spesso è più su 30, 35, 28. No, 28, ecco, insomma, comunque sicuramente è nella fascia di mercato cosiddetto premium, cioè nel senso il Cabreo, questi super Tuscan, non so,
le serie nuove dell'Ordellaia, per dirvi altri nomi piuttosto famosi del settore. Però la cosa buffa è che, pur essendo Morellino di Scanzano, spesso prevale il nome Capatosta sul Morellino, cioè la gente lo beve, però giustamente davanti non si beve. La gente beve Capatosta, non beve il Morellino di Scanzano. Anche se effettivamente annusandolo e sentendolo si sente il carattere, però vuoi il nome, vuoi l'etichetta, vuoi che però la gente è molto diversa, il Morellino di Scanzano lo considero di qualità. Io lo paragono dal punto di vista nominale a Pergole Tocco, il Pergole Tocco. Che non bevi chi invece Chianti o Gigi. Pergole Tocco. No, è un caso dove effettivamente il nome sopravanza la denominazione. Del resto la denominazione Morellino di Scanzano non è. Non sono questi. Poi attenzione, c'ha una nomea antica, non buona. No, vabbè, in Toscana poi, è chiaro. Famoso vino a bere tre, non è. Complimenti non si sono mai sprecati. Però. No, comunque è vero questo fatto che io, vedete anch'io, è la prima volta che vado così indietro nel tempo, ma bevuto giovane lascia trasparire molto poco del suo potenziale, cioè se uno diciamo lo conosce, però se te lo servono la cena insieme ad altri vini e per te dici cavolo buono, però non ti rendi conto del potenziale che c'ha. Infatti non so se uno magari forse dovrebbe venderlo un pochino dopo, però si esce sempre finito presto, perché ora serve davvero.